In attesa dell'annuncio del nuovo governo afghano che scoprirà finalmente le carte in tavola, molti interrogativi restano in sospeso. Uno su tutti: i talebani permetteranno in futuro cose come questa? Donne che protestano per le strade della capitale afghana chiedendo di essere incluse nell'esecutivo. I paesi occidentali aspettano l'annuncio per decidere come stabilire relazioni diplomatiche o di altro tipo con il nuovo potere di Kabul. Dobbiamo impegnarci con i talebani per molte questioni. In primo luogo, come li aiutiamo? Come possiamo portare aiuti umanitari? Secondo, come possiamo occuparci delle molte persone che sono disposte a partire e che non hanno potuto prendere posto sugli aerei che lasciavano Kabul fino alla settimana scorsa? Dobbiamo assicurarci di essere a livello dei talebani o delle nuove autorità di Kabul e loro devono capire che se vogliono impegnarsi con l'Occidente, con noi e i nostri amici, e so che lo vogliono, allora la priorità per noi è un passaggio sicuro per coloro che vogliono partire. L'Afghanistan è ancora fortemente dipendente dagli aiuti umanitari e l'eventuale non riconoscimento del suo regime potrebbe facilmente sfociare nel collasso economico, un futuro che molti cittadini temono.